can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Pace, grazie e buona Pasqua a tutti. Domanda: perché celebri la Pasqua? 1 Pietro 1, dal 2 al 4, dalla traduzione VABM. Cari fratelli, ho un annuncio meraviglioso da farvi. Abbiamo ottenuto la santificazione, il perdono e la liberazione dal peccato da parte dello Spirito Santo e grazie al sangue versato da Gesù Cristo, una volta per sempre. La sua obbedienza ci ha procurato incredibili benedizioni, grazia e pace in abbondanza. Non solo, ma attraverso il sacrificio di Gesù, Dio ci ha fatto rinascere conformi all'immagine originale della sua creazione, quando eravamo figli, puri, perfetti, immortali. E come ha ottenuto tutto questo? Attraverso la morte e risurrezione del suo unico figliolo Gesù Cristo, il quale ci rappresenta tutti. Adesso sì che abbiamo ottenuto un'eredità intoccabile, inalterabile, sicura e sigillata in cielo per noi. Ok, oggi è Pasqua. Vi siete mai chiesti, ma perché celebriamo? Cos'è che ci dà questa speranza da celebrare? Questa, amici miei, è la ragione per la quale io celebro questa giornata. Tra parentesi, tra l'altro, per quanto mi riguarda, ogni giorno della mia vita da cristiano è Pasqua. Questa è la mia speranza. Non che il mio comportamento è così pristino che Dio non può fare a meno che prenderne nota. Non che dopo una vita di ubbidienza totale e assoluta Dio dà di gomito allo Spirito Santo e dichiara: uè, ma hai visto che campione di santificazione che è questo Mario? Non che grazie a anni e anni di lotte, sforzi e sacrifici finalmente sono riuscito a bilanciare i miei peccati con le mie richieste di perdono e Dio mi regala un lascia passare. No, la mia speranza e certezza di ciò che mi aspetta è la mia convinzione della perfezione di Cristo, la mia fiducia nel completo successo della croce e la mia fede nella potenza inattaccabile del suo sangue. Adesso vorrei farvi un'illustrazione di ciò che è successo a Gesù Cristo e a me in Gesù Cristo. Ed ecco l'illustrazione. Qui abbiamo della terra, sabbia, chiaramente non la roccia, la grotta dove Gesù è stato effettivamente sepolto, ma per l'illustrazione va bene, sabbia e terra. Qui abbiamo delle uova normalissime, uova di gallina, che supponiamo, per fare un esempio, che all'interno il bianco e il tuorlo rappresentino il mio peccato e le mie iniquità. Adesso prendo una di queste uova e ci scrivo sopra un bel C per Cristo. Cristo su me, in me, con me, io in Lui, rappresentiamo questo uovo insieme, con il mio peccato, con le mie iniquità al di dentro. E adesso, come Gesù è stato seppellito, gli faccio una bella scavata e seppelliamo anche quest'uovo nella terra. E lo seppelliamo e lo lasciamo lì per un periodo molto specifico di 3 giorni e di 3 notti. Ok, contiamo. 1, 2, 3. Adesso la risotterriamo e risuscitiamo quest'uovo. Ok, adesso vediamo cosa è successo al peccato e all'iniquità che avevo dentro quando sono stato sepolto con Cristo. È rimasto solo un guscio vuoto. E questo è quello che è successo in Cristo. Amen. Amen.
nulla di me, tutto di Lui. Io in Cristo, crocifisso, morto, sepolto, risorto, senza un singolo peccato e posto a sedere alla destra del Padre con Lui, per Lui e in Lui. Questa è la mia speranza, questa è la nostra speranza. Questo è il motivo per cui celebro la Pasqua. Buona Pasqua a tutti!